Io sono convinto che questa occasione non vada sprecata. E dobbiamo, secondo me, distinguere tra la storia di questo fatto e il fatto di oggi. Penso che questa occasione potrebbe essere utile e deve essere utile per far crescere la consapevolezza di un problema che la comunità di Siderno, e non solo la comunità di Siderno, ha, perché quello è un problema che non è solo della comunità di Siderno, per la sua natura, per quello che è e che rappresenta. Si potrebbe dire che è comprensibile l'atteggiamento emotivo, appassionato di Pino, perché sono 30 anni che vive in maniera angosciante questa vicenda, perché ce l'ha a ridosso della casa, perché ha visto gente intorno morire, non si sa se per questo o per altro, però io posso pure capire la logica del signor Scarfò, da imprenditore, no? Anche se non condivido assolutamente nulla di quello che ha detto, lui anzi stasera ha detto qua che nel 98 la regione aveva autorizzato un'attività di incenerimento di rifiuti speciali a Siderno. Noi sapevamo che era un'azienda che lavorava una parte di... Però quella è la storia, lasciamola stare. Il problema è politico. Il problema è politico perché questa era una vicenda già attenzionata, soprattutto dopo le ultime vicende dell'ultimo scoppio di fusti, dove si è intervenuti in maniera urgente, sono stati fatti dei lavori con somma urgenza. E di questo problema, quando si era profilata la candidatura di Piero Fura, io mi ero preoccupato di sedermi con lui e parlare un po' di questi temi, non andando alla ricerca delle responsabilità, cercando di capire come si poteva trovare una via per arrivare a soluzioni. Abbiamo parlato di tante cose, tra cui questa. E devo dire che c'è una piena disponibilità e consapevolezza di questa amministrazione di arrivare a soluzione di questo problema. Ora, quello che è venuto fuori dalla ricerca dei documenti sicuramente è un fatto che è andato al di là delle aspettative e delle attese di ognuno di noi, che pure si era interessato negli anni di quel problema. Nessuno immaginava che là depositati ci fossero 900 tonnellate di materiale pericoloso di quella natura, che oggi sicuramente si possono chiamare rifiuto, almeno gran parte, perché c'è ancora del materiale che potrebbe essere rimesso sul mercato. Il problema è come toglierlo di là, come muoverlo, perché ci sono delle, diciamo, custodie che il tempo in qualche maniera li deteriora, li corrode, e il rischio è che da un momento all'altro, diciamo, che potrebbe succedere una catastrofe, da un momento all'altro. E allora diventa urgente risolvere il problema. E allora c'è una comunità tutta, io credo, tutta, no? Che oggi chiede che la Regione Calabria, attraverso l'ufficio del commissario, che è ancora lui il titolare di questi problemi, ma l'ufficio del commissario si muove sugli input politici della Regione Calabria, no? Affronti il problema, ridia, no, attualità a quella gara che già era stata predisposta, perché era già stata predisposta una gara. Ma quella è stata fatta? No, quella era la prima gara che era stata fatta. Subito dopo, facendo una verifica totale della situazione, era stata predisposta un'altra gara. Abbiamo anche il capitolato, che poi è stato infossato, è stato occultato, e non si capisce perché. E allora io chiedo oggi che, nella maggiore consapevolezza della comunità, questo Consiglio Comunale, in tutte le sue parti, voti un documento che chieda alla Regione Calabria, in maniera veloce, non con le assicurazioni dell'assessore, che pure sa ed è consapevole, ma in maniera veloce prenda un provvedimento di somma urgenza prima che succeda il guaio. E ognuno deve fare la sua parte, perché, cari amici, oggi la Regione Calabria la guida il PD, è un monocolore PD, e voi dovete fare la vostra parte. Cioè, quando c'è stato lo scoppio c'erano i verdi al governo della regione. Il giorno dopo abbiamo fatto l'intervento di somma urgenza togliendo quei 308 metri cubi di terra di cui parlava Anna. Il giorno dopo. Amministrazione da figlio mera era un'altra cosa rispetto a noi, ma c'era un problema.
c'era un problema, io la vedo così. Io ho usato tutta la forza che avevo per far intervenire subito, ma quello era stato un intervento di sull'urgenza. E poi si è dato il via a predisporre i documenti per la gara di bonifica definitiva. Oggi voi doveste alzare la voce, perché questa amministrazione il primo passo l'ha fatto chiedendo e ritornando alla regione i documenti di cui disponiamo, perché sono della regione. La gravità di questo problema ci viene dagli uffici della regione, che pure diceva di non sapere ci fossero. Cioè, c'è qualcosa che non torna. Tutti sono consapevoli, ci sono pareri di professori universitari, di chimici, che dicono tutti la... È un problema gravissimo che noi oggi stasera possiamo fare un primo passo attraverso un documento congiunto di tutti i gruppi che chiedono un intervento immediato, urgente, per affrontare questa questione. E dopodiché ognuno per la sua parte, vi ripeto, ognuno per la sua parte. Il Partito Democratico di Salerno in questa vicenda ha una responsabilità in più degli altri. Ha una responsabilità in più degli altri. Perché il PD regionale, cioè il PD guida la regione Calabria, un monopolo, è il PD che dice all'ufficio del commissario, che gli dà gli input, le spinte, perché funziona così, al di là delle formalità istituzionali. E allora, su questo io credo si possa trovare la quadra di un ragionamento. Sulla SICA dico solo 30, cioè, tre parole. Non dovremmo fra 20 anni ritrovarci a rifare una discussione di questo tipo per un altro problema. Io mi auguro questo. Grazie.